E ci risiamo di nuovo, ennesima cantante VIP, che colpa dell'autotune, si fa per dire colpa dell'autotune, fa la figuraccia come fece Fedez poco tempo fa. Questa volta è capitato a Madame. Sentiamo con diritto di cronaca qualche istante della figuraccia che ha fatto. Poi una piccola osservazione. Ascoltiamo. Ricordo di te, ricordo i miei giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore, negli occhi delle serrande si stenderanno. Io l'ultimo soffio di fiato, l'unica cosa più viva di me, quello che vivo a 100 anni da me. Madame, siete proprio tutti uguali, siete voi giovani che avete perso completamente il bel canto, voi che siete riusciti a distruggere la musica italiana. E lo dico col cuore, lo dico da musicista, vedete, lo dico da produttore e musicista che fa musica da 40 anni. Siete veramente riusciti a distruggere la bella musica italiana. E non me la prendo con Madame, ma con tutti questi giovani che vanno sul palco, non sanno suonare forse neanche il mandolino, neanche il flauto che si usa a scuola alle elementari. E cantano male pure con lo strumento che gli autointona, ovvero l'autotune. Veramente triste, amici. Veramente triste il livello attuale della musica italiana. E chi dice contrario è semplicemente un bugiardo. Preghiamo per la musica italiana. Ciao a tutti.